Negli ultimi giorni è stata diffusa la voce che i The Borderline sarebbero scappati all'estero. Questo dalle migliori testate giornalistiche che affermerebbero che Matteo Di Pietro, il frontman principale e quello alla guida della Lamborghini durante l'incidente, avesse preso un volo per andare in Spagna, mentre invece Vito Lo Iacono la stessa cosa però in Turchia. Per quelli che ci capiscono un po' meno, perché in Spagna e in Turchia? Perché da lì prendi un altro volo, te ne vai, non so, magari in Sud Corea e con dei cambi di voli in paesi molto lontani fai perdere le tue tracce. Ma nella giornata di oggi il loro avvocato si è espresso spiegando che quelle che hanno diffuso i giornali non erano altro che fake news. Infatti Vito Lo Iacono e Matteo Di Pietro si trovano effettivamente ancora in un paesino vicino Roma e non hanno fatto perdere le loro tracce, anche se effettivamente potrebbero farlo perché non hanno la custodia cautelare. Non aggiungo altro, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video, in linea allo studio.